All'andata hanno ottenuto una vittoria di misura molto, molto importante davanti al loro pubblico. Oggi devono ripetere certamente una buona prestazione se vogliono raggiungere la finale che tanto sognano. Per farlo però devono tenere testa una squadra agguerrita, molto carica, convinta di poter ribaltare il risultato e anzi di dare qualcosa in più rispetto all'andata, soprattutto adesso che gioca in casa. Dal canto nostro non ci possiamo certo lamentare, ci sono tutte le premesse perché i contendenti ci regalino uno show da ricordare. Questo è un palcoscenico veramente impressionante, prepariamoci ad assistere a uno spettacolo indimenticabile. Sarà interessante adesso capire l'approccio alla partita da parte di entrambi gli allenatori, soprattutto alla luce del risultato dell'andata. È chiaro che il punteggio maturato nella prima gara condizionerà le scelte da una parte e dall'altra. Per quanto riguarda gli ospiti, dubito che abbiano preparato una partita interamente difensiva. Scegliere volontariamente di subire un assedio per 90 minuti potrebbe essere molto controproducente. Di certo sono nella posizione di non doversi sbilanciare troppo in avanti. Diamo il via alla partita. Il Milan arriva a questo incontro forte del vantaggio acquisito all'andata in casa e ha già un piede in finale, ma deve mantenere alta la concentrazione e preservare il vantaggio fino alla fine. In una semifinale infatti non si scherza. Hernandez, occhio al cross, occhio al tiro, tentativo in avanti lungo. Bell'anticipo, pericolo sventato. Tomori. Nessun gol finora. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Cerca il compagno in area. Se ne occupa l'estremo difensore. Scodella in avanti. Son Heung-min riceve in ottima. Kane e segna. È un gol che li rimette in parità, sfida tutta da vivere. Una bella conclusione, non c'è che dire, ma non posso che immedesimarmi nel portiere. Secondo me non è riuscito a vederla partire. Ha concesso il vantaggio agli avversari e adesso è tutto da rifare. Parità assoluta nella doppia sfida. La difesa fa il suo, allontana la palla. Si ferma qui la manovra. Kane è in una posizione in cui può far male alla difesa. Son Heung-min scatta verso il pallone. Può cercare il taglio in mezzo. C'è il cross. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. La mette sulla sinistra. Passaggio sulla destra. Kane! Maignan senza problemi. Tonali. Bennacer. Öbjerg. Occasione per Son. C'è Giroud. Qui può partire il contropiede. Öbjerg di forza. Pallone lungo in verticale. Sulla destra. Kalulu riconquista la palla.
occasione per il contropiede. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Palla in avanti verso il compagno. Fa buona guardia Maignan. Ai ai, stanno correndo rischi davvero inutili. Salta e colpisce di testa. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Salemakers. Bennacer. Lungo passaggio in avanti. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. C'è l'opportunità per il contropiede. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Davis. La spinge in avanti. Tomori riprende il possesso. Tonali. Kalulu. Hernandez prova a innescare un'azione offensiva. Salemakers. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Tomori. Il Milan non riesce a trovare varchi nonostante il possesso prolungato. Bennacer. C'è la palla lunga, in avanti. Pericolo. Bella parata. Fuori. Non di molto, non di molto. Questa è anche l'ultima azione del primo tempo. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Adesso il risultato è in perfetta parità. Vedremo se nel secondo tempo riusciranno a portarsi avanti. Il secondo tempo è cominciato. Beh, quel che è fatto, non devono pensare al primo tempo, ma concentrarsi sui restanti 45 minuti per rimediare. Ora devono prendersi qualche rischio, attaccare con più uomini, non hanno altra scelta. Lungo passaggio in avanti. Davis. Romero. Lancia il pallone in avanti. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Brahim Diaz. Opportunità di ripartire. Scatta verso il pallone. E corner. Tenta di allontanare il pallone. Bennacer. Bel pallone. Ecco il grande parata di Foster. Spinge cedendo il pallone lungo. Tonali. Bennacer. E perde il duello fisico con l'avversario. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Gioca una palla lunga. Cross di Perisic. Kane! Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. Il Milan deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Questo errore potrebbe essergli fatale. Brahim Diaz. Ottimo dribbling. Si fa largo con grande determinazione. C'è il colpo di testa. Ottima l'azione. Conclusione però non all'altezza.
Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale e grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare con tanta facilità. Tocco prudente al portiere. Hernandez. Bennacer. Difesa energica e decisa. Azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. Son Heung-min. E qui il portiere si è addirittura superato. Ha colpito bene la palla, ma il portiere ha risposto veramente alla grande. L'estremo difensore la calcia lunga. Scatta verso il pallone. Hernandez ha spazio per affondare. E va, la toglie dalla porta. Spazza il più lontano possibile. Lenglet. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Prova il passaggio lungo, la giocata però non gli riesce. Brahim Diaz lancia il compagno nello spazio. Attenzione! Traversone, basso. Il Milan sembra... Che erroraccio! Scatta verso il pallone. Bennacer riceve il passaggio. Giroud, pericolo in... Grande parata di Foster. Delizioso! Che classe! Che rete! Ritornano in vantaggio nei 180 minuti. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Che reazione! Ha letto la situazione e anticipato la traiettoria del pallone, arrivando prima di tutti. Il Milan ha trovato il gol del pari, adesso quello che più conta, in vantaggio nella doppia sfida. Difensori incollati a uomo, la manovra offensiva fatica a respirare. La scelta è giusta, ma dovevano pensarci prima, secondo me. Si sono resi conto troppo tardi che forse qualcuno qui meritava delle attenzioni particolari. Brahim Diaz raccoglie un passaggio dalle retrovie. Bennacer prova la conclusione e non è riuscito a trovare il gol. Era una grande occasione. C'è tensione in campo, Fabio, ma non bisogna assolutamente sbagliare occasioni del genere. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. L'arbitro ha ravvisato un'irregolarità.
quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Va di testa! Occasione sprecata. Tentativo di allungare il gioco. Prova il filtrante. Meritano gli applausi del pubblico per la loro fame di gol. Vogliono mettere il risultato al sicuro e non lasciare niente al caso. La gioca in area. Il direttore di gara interrompe l'azione. Si ripartirà con un calcio da fermo. Brutto l'intervento. Adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Ai ai ai, qui c'è troppo nervosismo. Il giudice di gara deve imporre l'ordine adesso, subito. Vogliono recuperare lo svantaggio, ma non possono far... Ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Non finisce sul referto per il momento. L'arbitro decide di calmarlo con un discorsetto. Sostituzioni, rapida successione. Si stava un po' innervosendo dopo la prima ammonizione. Ha fatto bene l'allenatore a effettuare il cambio. Il vantaggio di due gol è decisivo fino a questo momento. Tomori, Bennacer. Scatta verso il pallone. Pericolo! Allontana il pallone. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Il recupero è quasi finito, presto arriverà il fischio dell'arbitro. C'è Giroud. Una scivolata abbastanza dura. Pallone lungo in verticale. La squadra ora deve salire se vogliono provare a giocarsi quest'ultima azione. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. È stata una grande vittoria. Hanno dimostrato forza, hanno dimostrato compattezza e grande spirito di squadra.